Drammatica notizia arrivata nella notte dalla Francia. Un grave attentato terroristico. Possiamo anche intanto vedere le prime immagini che ci sono giunte. Un grave attentato terroristico, dicevamo, si è verificato a tarda notte ieri a Nizza durante le celebrazioni della festa nazionale del 14 luglio. Un camion si è scaraventato sul lungomare della cittadina francese. L'autista ha lasciato sul selciato della strada 80 morti. Il tir sbracciava di continuo sul lungomare, travolgendo le persone. Alcuni testimoni hanno parlato di scene agghiaccianti, come ad esempio gente stritolata dalle ruote in maniera orrenda, teste insanguinate e membra staccate. Decine e decine di persone sono scappate terrorizzate. Ricordiamo che da quelle parti c'è anche la spiaggia. Il presidente della Repubblica francese Hollande è rientrato nella notte a Parigi per presiedere un vertice antiterrorismo. Un'alba di dolore e di sgomento, quella di venerdì per Nizza, la cittadina francese colpita nella notte tra giovedì e venerdì da un bestiale attentato terroristico ad opera di un autista che con un tir ha praticamente fatto strage di 84 persone sul lungomare della cittadina francese che stava festeggiando il 14 luglio la presa della Bastiglia. Il bilancio al momento parla di 84 vittime, 48 persone in condizioni molto gravi, tra i quali 25 in rianimazione, e c'è ansia per molti italiani che risultano ancora irrintracciabili, una ragazza e due coppie. Seguono con grande difficoltà le ricerche del Ministero degli Esteri italiano in merito agli italiani che si trovavano a Nizza nel tragico attentato terroristico di venerdì scorso. Intanto arrivano notizie non confortanti. In un ospedale della cittadina francese è stato trovato in gravissime condizioni uno degli italiani coinvolti. Si tratta di un consigliere comunale della provincia di Cuneo. Intanto non si hanno ancora notizie di una coppia di Voghera in provincia di Pavia e neanche della ragazza che era stata data per dispersa. La stessa Farnesina continua ad invitare i connazionali presenti in città ad evitare spostamenti ed a seguire le indicazioni delle autorità locali. Intanto sono stati effettuati dalle forze dell'ordine francesi 6 arresti in relazione agli attentati. Arrivano notizie confortanti sugli italiani che in un primo tempo erano stati dati per dispersi o irreperibili a Nizza dopo l'attentato di venerdì scorso ad opera di un uomo di origine franco-tunisina. È stata ritrovata in ospedale dalla figlia, la moglie 55enne del consigliere comunale, di cui in un primo tempo si erano perse le tracce. Ricordiamo che il consigliere comunale della provincia di Cuneo aveva subito numerosi traumi e domenica è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Invece non si hanno ancora notizie della coppia di Voghera di 71 e 68 anni che si trovavano allo spettacolo dei fuochi d'artificio. Sono 6, incluso un italo-americano, le vittime italiane accertate definitivamente dal Ministero degli Esteri italiano per la strage di Nizza dello scorso 14 luglio. Nell'ordine si tratta dei due coniugi di Voghera, di un 90enne e della sua compagna, una casalinga, ed uno studente italo-americano che frequentava l'Università della California a Berkeley. Intanto migliorano le condizioni del consigliere comunale della provincia di Cuneo, che resta ricoverato in rianimazione all'ospedale Pasteur e della moglie. Sono rientrate mercoledì mattina con C-130 dell'Aeronautica Militare all'aeroporto milanese della Malpensa le salme di 4 delle 6 vittime italiane della strage di Nizza avvenuta lo scorso 14 luglio ad opera di un autista franco-tunisino ucciso. Era presente il capo dello Stato Mattarella accompagnato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Prima dell'arrivo il capo dello Stato si è intrattenuto in una saletta privata con i familiari delle 4 vittime. Commovente è stato l'abbraccio dei familiari ai feretri dei loro cari. Intanto è stato prorogato in Francia di 6 mesi l'allerta terrorismo dopo i fatti di Nizza. Il presidente francese François Hollande ha detto che 15 persone sono ancora tra la vita e la morte. La rabbia è legittima, ma non può degenerare nell'odio e nel sospetto. Nulla ci farà cedere davanti al terrorismo.